Ragazzi, benvenuti e bentornati in una nuova pubblicità con i Mini Sans. Oggi è un giorno speciale. L'ultimo episodio della prima stagione di Underverse in italiano è finalmente pronto. E dato che è un giorno speciale, vi ho fatto una sorpresa che adorerete di sicuro. L'avete chiesto in tantissimi e quindi eccolo qui, Mini Ink. No, ci siamo solo io e Minifel. Aspetta, che? No, tu devi comparire nel video di Sooner or Later, non qui! Dov'è Minink? Eccolo qui. Quello non è Minink, è... non lo so neanche io cosa sia. Va bene. Avevo pensato a questa evenienza, quindi ecco Minink Scara e Minink Ross. È alquanto imbarazzante. Senti, lascia fare a me. Sì, va bene, io vado a cercare quei tre. Salve, io sono Minimafia Felsans e vi presento Stepanda. Lei è l'artista che ci ha disegnato. È una fumettista che si occupa anche di animazioni e nel caso siete interessati a seguirla, qui c'è il suo account Instagram. Nella descrizione potrete trovare un link che porta ai suoi vari social, insieme al suo canale YouTube dove fa live di disegno. Ecco fatto, chiaro e conciso. Preparatevi, tra poco dovrebbe tornare. Per cosa dovremmo prepararci? Lo scoprirete tra qualche istante. Prevedibile. Non puoi vedermi, ma è da molto che ti sto osservando, evento X. La tua era un'ottima idea e l'ho accettata. Tuttavia, fin dall'inizio non avevo idea di come applicarla. Guarda cosa hai combinato. Anche se sono verso con il meglio degli altri, voglio proprio vedere cosa potrebbe accadere. Come sempre dovrò rimediare i tuoi errori. Per il momento mettere in quarantena le linee temporali che hai corrotto dovrebbe bastare. Assistente? Sai cosa fare. Farò del mio meglio. Sono felice che è tornato, Lord X-Gaster. Perché non sei andato insieme a loro? Ti sei comportato in un modo così... strano. Papyrus, sai bene che questa volta non potrò aiutarti. Non c'è alcun modo per portarti alla linea temporale Omega.
e questa sta per collassare. Ma non ti meriti di... Dimmi se ne vale davvero la pena di sopravvivere. Non ne posso più, ragazzina. Non volevo che mio fratello morisse davanti ai miei occhi. Nulla ha più importanza ormai. Le regole del nostro universo sono cambiate per sempre. Nessuno di noi è in grado di sistemare quello che sta succedendo là fuori. Perché è così difficile vivere in questa... cosa? Hanno fatto tutto il possibile per salvare la loro linea temporale. Linea temporale pacifista 122. Universo alternativo Anderswog. Non è rimasto nulla. Vedo che alcuni frammenti di codice sono stati mandati nel nostro mondo. È un completo disastro. Tutta colpa del pessimo comportamento dell'umano. Però presto tutto finirà. Non dimenticherò quello che sta facendo. Comprendo pienamente il suo dolore. Cross, mi dispiace, ma per colpa di quel ragazzino sei in grossi guai. Quarantena eseguita. Quarantena. In questo modo impediranno alla corruzione di espandersi in questo universo e nelle sue linee temporali. Quelli di X-Tail erano brave persone. Ma ora hanno in mente qualcosa di subdolo. È stata individuata un'altra linea temporale corrotta dall'evento X. Ci andrò subito. Linea temporale pacifista 13. Universo alternativo Underfell. L'evento X ha preso solo alcuni frammenti di questo luogo chiamato Snodding. E a differenza dell'altro AU, gli abitanti non sono stati corrotti. Non so esattamente cosa sia successo, ma... eh? Cosa sta facendo quel mostro laggiù? È un'altra di quegli intrusi dal colore pallido! Sai, Alphys, ti assomiglia parecchio. Ehi tu, intrusa. Sei forse venuta a portare altri guai nel mio regno. Ne soffrirai le conseguenze se non confessi immediatamente. Hai tempo fino al 3 per spiegarmi cosa avete fatto a questa parte del mio regno. Uno. Tre! Ah!
Vostra Maestà! Uccidete quei mostri! Torturi quegli impostori! Oh, delle persone maleducate! Che mi interrompono mentre lavoro. Liberati di loro, Metaton. Tanto questo posto verrà formattato da zero dopo la quarantena. Frisk? Dream! Che succede? Stanno scomparendo tanti sentimenti positivi. Il multiverso sta per affrontare qualcosa di peggiore di Cross. Avvertivo la presenza di tre anime con dei sentimenti molto strani. Per caso riesce a portare le vittime nella linea temporale Omega? Le linee temporali corrotte da Cross sono state drasticamente danneggiate. Quegli strani esseri li stanno mettendo in quarantena. Vogliono impedire che la corruzione dell'evento X si espanda. Quelle corrotte. Questo vuol dire... Oh no! Sense! Tutto quello che ha fatto Cross finirà molto presto. Queste dannate frecce sono fatte di sentimenti positivi. È ovvio che ho riposto troppa fiducia in te, stupido umano. Non stai generando abbastanza sentimenti negativi. Non è colpa mia. Hai abbassato la guardia, stupido polpo. So che stai mentendo. Non provare a nasconderlo. Non stai sfruttando tutto il potenziale che hai. Provi ancora pietà. È Cross, non io! Fa ancora parte della mia anima. Cross non è l'unico da incolpare. Entrambi i vostri cuori sono ancora puri. Ti stai trattenendo. Proprio come hai fatto in passato. Del resto, i bravi bambini non cambiano del tutto. Il vostro amico venne risparmiato perché non volevate far del male ad altre persone. Eravate così affezionati che avete preferito stare fermi a guardare. Successivamente avete iniziato a perdere la testa cercando di fermarlo. Dopo che Ink ed Error stipularono quella stupida tregua causando una riduzione dei sentimenti negativi, i vostri sentimenti negativi nei confronti di Itzgast divennero i più forti tra tutte le linee temporali neutrali e genocide esistenti nel multiverso. Ci hai osservati per tutto questo tempo, come se fossimo parte di uno show. Ma certamente, credevi forse di sapere già come funzionano le cose nel multiverso? Dato che hai fatto abbastanza confusione, ti lascerò vivere. Ora andremo in una linea temporale del genocida. Questa volta dovrei lavorare duramente. No. Ha aiutato Cross a procurarsi quello che gli serviva per questo mondo. Ora devi portarmi da Ink per prendere la fiala che sta nascondendo. È un ordine! Oh. Quindi ti sei dimenticato la piccola clausola del nostro accordo. Ti sto offrendo il mio aiuto in cambio della tua libertà. Ora appartieni a me. Non hai mai detto una cosa del genere. Non te l'ho detto? Oh, quanta maleducazione da parte mia. Non me ne frega niente. Chiedere di più è molto, molto maleducato. Lavorerai per me e se opporrai resistenza, beh, sappiamo bene entrambi cosa succederà. Mi serve
l'altra metà. Il frammento di anima che avevo preso sta scomparendo. Cosa sta succedendo in quelle linee temporali? Patetico e inutile. Non ho il tempo di occuparmi di te. Ma comunque ho bisogno di altro staff. Il tuo nuovo partner ti terrà in vita fino a quando quella cosa dell'evento X non sarà finita. Di ciao al tuo nuovo amico, Killer. Quindi sei tu. Quello che mi hai fatto è stato doloroso. Io non ti ho fatto niente. Ne sei sicuro? Hai fatto irruzione nel mio mondo e hai cercato di rubarmi l'anima. Inoltre hai provato a manipolare tutti, pure il tuo stesso Sans. Che ragazzino insolente. Tu non sei quel Sans. Smettila di fare finta che ci siamo già conosciuti. A volte siamo in grado di sapere cosa sta succedendo in altre linee temporali che appartengono al nostro stesso universo. Siamo delle piccole variazioni, linee temporali alternative, in poche parole. Un'anomalia di un universo dominante cambiata per sempre da decisioni forzate. Nel mio caso, la versione originale di te mi ha forzato a uccidere tutti per provare qualcosa di nuovo. Congratulazioni, immondizia da un altro universo parallelo. Hai imparato qualcosa di interessante. Ora basta parlare. Andremo a vedere i tuoi amici. Ho voglia di divertirmi un po'. Ehi, non è così male. Tuo fratello l'ha fatto per proteggerti. Sei sicuro che anche tu non ti sentiresti così se ti succedesse la stessa cosa? Beh, non è che mio fratello sia molto gentile, ma... Ma Papyrus non ha mai fatto una cosa del genere. Non l'ho mai visto così rassegnato. Era davvero lui? Oppure sono stati loro a farlo diventare così? Quel tipo vestito di bianco l'ha fatto anche a te, vero? Quando ero sotto il loro controllo mi sono sentito sofferente e arrabbiato. Era come se provassi quello che provavano loro. Quei sentimenti si fecero più forti quando vidi una strana persona che sorrideva. Anche se non sembrava tanto felice. Anch'io l'ho visto! In effetti mi ha aiutato a combattere contro l'umano! Durante la lotta, quel ragazzo ha cercato di convincermi, dicendo che uno di noi non ha veramente delle buone intenzioni. Ma in questo modo si riferiva sempre a noi, cioè a noi Sans, no? Ma noi non faremo mai qualcosa di brutto! Comunque, adesso che cosa dovremmo fare? Qualche idea? Ink se n'è andato, di nuovo. Lasciamelo dire, quel tipo è troppo strano. Stare insieme a lui ci ha portato solo guai. Dimentichiamolo. Non vogliamo far più parte di questa merda. Proverò a cercarlo. Se voi non volete spostarvi da qui, a me sta bene. Cercate solo di non farvi vedere da nessuno. Solo un mondo, con il meglio degli altri. Solo un universo. Non mi interessa, ho già abbastanza problemi a casa. Guarda, una tempesta di meteore!
Bene, bene. Sarà un impostore questo qui? Oppure un visitatore dallo spazio? Ehi, non sai come si saluta un nuovo amico? Girati e stringimi la mano. Ok. Beh, questa non me l'aspettavo. per caso ci conosciamo? Il mio nome è Sans, giusto per essere sicuri. Ci metterei un po' a spiegartelo e sono piuttosto di fretta. Senti, hai per caso visto una persona simile a noi ma con un vestito diverso? No, spiacente amico. Però potrei dare un'occhiata in giro. Del resto, è la mia pausa pranzo. Andiamo. Mio fratello Papyrus in questo periodo sta insistendo parecchio sul fatto che un umano arriverà qui molto presto. Vorrebbe catturarne uno ed io lo devo aiutare, ma in tutta onestà non sono interessato. Vuole diventare una guardia reale, mi sembra molto motivato alla cosa. Ecco perché lo sto aiutando, mi piace vedere Papyrus felice. Persino Undyne lo sta addestrando e... Che fortuna. Chi? Io? Le stelle. Potete vederle tutto il tempo. Tu dici? Voglio dire, sarebbe triste se qualcuno dovesse accontentarsi di, non so, stelle artificiali o qualcosa di simile. Credimi, non tutti hanno la possibilità di avere qualcosa del genere. Oserebbero addirittura prendere il vostro posto pur di rubarvi la felicità. Beh, il cielo è abbastanza grande per tutti. Chiunque è il benvenuto qui. Del resto, non sono il proprietario di questo mondo. Non fino a quando lo diventi per caso. Ehi, credo che forse l'abbiamo trovato. È quel tipo laggiù, vero? Wow, ma che... Shh, non muoverti! Non dirmi che sono quelli che stavi cercando. Diavoli, no! Cerca solo di non interferire in quel modo. Ti ho già detto che mi serve la fiala, non un'anima qualsiasi. Se ti rifiuti di prenderla, dovrò ucciderti. Sono stanco dei tuoi capricci. Ah, se fossi in te non toccherei quella roba. Vedo che ti manca tanto la tua anima. Tu! Sei di nuovo in cerca di attenzioni. Molto divertente, Nightmare. In effetti ero occupato a fare altro. Ma volevo chiederti una cosa. Dov'è Ink? Dimmelo, tratannazione! Non riesco più a trovarlo da quando ho smesso di bere dalle sue fiale. Però potresti chiedere a quei due tipi laggiù, a cui non piace farsi gli affari propri. Ci hanno visti. Dobbiamo andarcene, ora! Ehi, altro me. Non deluderei mai la tua gente, ok? Non abbiamo mai chiesto di trovarci in questa situazione. Non sai niente di me. Altro me! Ma che hai? Dobbiamo andarcene da qui subito. Che hai fatto stavolta, razza di idiota? Questi non sono affari tuoi, anomalia numero 13. Cosa stai facendo? Ink, amico! Grazie a Dio, ti prego, portaci via da qui! Ink? Credi davvero che non ridurrò il multiverso in una montagna di rifiuti solo perché tutto quello che stai facendo è un semplice gioco? Si chiama evento X. Non me ne frega assolutamente niente di come si chiama! Distruggerò tutto quanto, incluse queste anomalie che chiami amici. Loro non sono miei amici. Quel figlio di... ci ha traditi! No,
è sempre stata parte del suo piano. Si è finto un eroe solo per guadagnare tempo nel perdere le emozioni. Avere dei sentimenti influenzerebbe i suoi piani. Quelle fiale che porta sulla fascia gli permettono di provare emozioni, ma quella fiala viola non è sua. La creazione e l'esistenza di un universo alternativo mi concedono ciò di cui ho bisogno per provare emozioni. Come se avessi un'anima vera. L'anima del mio amico può creare qualsiasi cosa. E ora che lui ritorni, ecco perché non mi servono più distrazioni. Smettila di ignorarmi! Questa roba ti sta rendendo ancora più stupido. Attenti! Perché ti stai comportando in questo modo? Dovresti essere quello che protegge gli Ao! È quello che sto facendo. Siete voi quelli che non capiscono cosa sia il multiverso. Infatti, ci sono migliaia di versioni alternative. Migliaia di linee temporali dentro gli universi. Perché preoccuparsi anche solo di un piccolo frammento che è stato colpito? Con lui vedrò possibilità migliori di qualche alterazione in un universo o linea temporale. Quando sarò soddisfatto, tutto tornerà alla normalità. E quando mi sentirò annoiato, ricomincerò questo gioco da zero. Questa sarà l'alternativa perfetta per mantenere l'equilibrio tra creazione e distruzione del multiverso. Dannato psicopatico, non avrei dovuto negoziare con te. Ma non potrei goderti queste nuove possibilità se non puoi provare nulla. Non rimarrò così per sempre. È solo che... non voglio pentirmi delle mie scelte proprio ora. Ah. Hai affidato la tua stessa anima ad Ink, cercando di sopravvivere nel multiverso con solo un frammento di determinazione. Mi fa piacere sapere quanto tu sia spaventato da me. Se ti aspetti che mi unirò a quel gioco di cui parlavi nei miei sogni, lascia che ti dica una cosa. Non voglio giocare con te. Che peccato. In questo caso continueremo per conto nostro. Ehi! Cosa credi di fare? Non sono affari tuoi. Non toccare la mia roba, pezzo di... Tutti i miei sforzi sono stati vani. Io non dovrei perdere in nessun caso. Non è giusto! Non è giusto! Stai forse piangendo? Oh, cara. Sapevamo cosa sarebbe successo. Hai molto potenziale, ma hai ancora tanto da imparare.
Ecco perché ho bisogno che tu rimanga fermo a guardare. Dato che non hai intenzione di scusarti per tutto quello che hai fatto. Purtroppo avevano visto troppo. I mondi che mi hanno aiutato ad arrivare a questo punto non meritano confusione e sofferenza. Meritano un'ultima possibilità per essere perfetti come ho sempre desiderato. Ho solo un universo, con il meglio degli altri. E io so come farlo. Per questa volta ti perdono. Spero solo che userai la tua determinazione saggiamente quando te lo chiedo. Quanto a te invece... niente di tutto questo è stata colpa tua. So che è difficile persuaderti. Perciò ti lascerò decidere se vuoi unirti a noi o no. Prenditi tutto il tempo che ti serve. Nel frattempo ci occuperemo dei preparativi. Ti aspetteremo con ansia. Grosso. Prode cuor sconfitto ancora i sogni tuoi svaniranno ormai, nell'oscurità il conforto avrai e forse potrai anche ritentare. Non smetter mai di combattere, ti aiuterò a riscattarti. Prode cuor, sarò accanto a te, è un mondo.